Si è rotto qualcosa. Abbiamo deciso di riunirci per ripartire da capo. Che sia impossibile ricomporlo è tutto da vedere. Semplice da fare, noi abbiamo attaccato, combattuto fin da subito, loro si difendevano in quanto piazza l'arena del pallone. Siamo usciti ai quarti di finale, non possiamo uscire con il Celtic. Per noi quindi era molto difficile trovare uno spunto nella via della rete, ci siamo riusciti una volta. Il Celtic lo dobbiamo battere, sarebbe come una Grecia che batte un'Inghilterra. Siamo tecnicamente superiori al Celtic. Vito a vedere Braveheart, tutti sappiamo come va a finire. La Scozia è ancora sotto la corona inglese. Quindi partivamo sicuramente con i favori del pronostico e adesso, vista la gara di andata, comunque per quanto riguarda il passaggio del turno, direi 51 Celtic, 49 Liverpool. Io non vedo tutto questo pessimismo all'interno della nostra squadra. Il problema principale secondo me ha a che vedere con la stagione scorsa, cioè col fatto che abbiamo perso la finale. Poi nell'ultima parte del torneo siamo andati un po' a fase alterna. Una squadra che perde la finale, una finale in cui ha creduto molto, si trova un bivio. Alternavamo una vittoria con una sconfitta, un pareggio, poi tornavamo alla vittoria, diciamo non siamo stati continui come la prima parte, la parte centrale della stagione, come tutto l'altro anno. O l'anno dopo, o tutti uniti pronti per un riscatto, oppure ci può essere quello che è successo a noi, c'è cioè un po' il disfacimento. Guarda la nostra squadra, io tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Appunto, siamo alla fine della stagione, alla fine di questo cammino. Ci presentiamo in tanti a campo, ci vede comunque tutti quanti, tengono alla squadra, tengono al risultato e vogliono ottenere la finale e quindi il raggiungimento della coppa. Adesso d'ora in poi può andare in tutti i modi, può essere che usciamo venerdì, quindi è il disastro. Può essere anche che arriviamo in semifinale, che arriviamo terzi per esempio, come può essere che arriviamo in finale e vinciamo e non sappiamo il risultato. Se io e Andrea Verdile abbiamo deciso di parlare oggi è perché davvero la misura era colma. Il messaggio che il Liverpool dà al Bandana Cup è che il Liverpool c'è. Abbiamo sentito troppe, abbiamo accettato veramente troppe provocazioni senza fiatare. In primis ho pochi minuti nelle gambe, ma comunque cercherò di dare il meglio. I nostri campioni sul campo sapranno rispondere, abbiamo dei giocatori che davvero non hanno bisogno di parole. E se vinceremo andremo avanti e l'obiettivo rimane sempre quello, la coppa. Dionisi, Montesani,
Francesco Donat Catten, sono i giocatori. Sono dei giocatori che non hanno, secondo me, praticamente rivali in tutto il torneo. Usciremo comunque a testa alta. Il segreto per andare avanti è quello che dobbiamo ancora scoprire. Entrare pronti e non bisogna farsi trovare impreparati. Oggi, come l'anno scorso, abbiamo scelto un'altra strada. Sapendo di aver dato tutto sul campo. You never walk alone.